Giorno 1 e 2 da Lucca Comics, buona la prima. 42. Ciao ragazzi, siamo Alessio e Laura da Lucca Comics and Games 2021 per Lega Nerd. Allora, oggi racconteremo appunto il primo giorno e la seconda giornata di questo nuovo festival un po' particolare. Allora, il primo giorno com'è andato? Il primo giorno è andato molto bene e abbiamo assistito al panel di The Witcher e abbiamo avuto l'occasione di intervistare Kim Bodnia, quindi preparatevi a leggere un'intervista molto interessante. E ci sono state alcune anticipazioni sia sulla seconda stagione che sulla terza e è stato proiettato in anteprima mondiale il trailer della nuova stagione, quindi se ve lo foste perso andate pure a ritrovarlo sulla pagina di Lega Nerd. In più abbiamo visto alcune degli stand e delle mostre in giro per la fiera, in particolare quella di The Wheel of Time alla Casa del Boia, che vi introduce, diciamo, nei primi passi della nuova serie Amazon Prime che sarà disponibile dal 19 novembre. Parlaci del giorno 2, vai! Ottimo, allora il giorno 2 abbiamo iniziato un pochino a vedere un po' com'è stata la situazione. Allora, effettivamente è un po' particolare, sono arrivato molto presto, i parcheggi erano ancora tutti vuoti, quindi c'è stata un po' una situazione un po' strana. Effettivamente l'area Games, che non sta al solito padiglione Carducci, fa un po' strano anche quello, sì. Però devo dire che la fiera è molto vivibile. Insomma, i nerd poi sono sempre molto educati su qualsiasi cosa, quindi le file le fanno anche ore e ore senza dire nulla. Abbiamo iniziato con l'intervista a Roberto Recchioni, abbiamo parlato un pochino di tante cose, di Dylan, di possibili serie TV su alcuni progetti fantasy. E dopodiché tu sei andata a un'anteprima molto interessante cinematografica, giusto? Sì, sono andata all'anteprima di Alessandro Rack, che ha portato sullo schermo Yaya e Lenny, che è un film d'animazione che si ispira lontanamente al romanzo di Uomini e Topi, che riporta praticamente due personaggi un po' simili però in un futuro distopico. E diciamo, non vi vogliamo svelare molto di questa cosa, però è veramente molto bello da vedere e uscirà 4, 5, 6 e 7 novembre, quindi andatelo a vedere perché è veramente molto interessante e l'animazione è spettacolare. Ok, poi ci siamo dedicati un po' alle mostre, un viaggio verso Villa Bottini dove ci sono tutti i cosplayer, abbiamo reintervistato Nicolas Gentile perché ha introdotto un nuovo diciamo aggiornamento rispetto al progetto della Contea, insieme al nostro redattore appunto Antonio Moro. Abbiamo fatto un po' di conoscenze con vari appunto cosplay che vedrete appunto nei vari video, abbiamo visto la Ecto 1 fighissima di Ghostbuster Legacy, proprio quella quasi originale diciamo. Dopodiché io, per quanto mi riguarda, sono andato a vedere la mostra del Mini Tegnodo, il centenario del Mini Tegnodo, dove sono coinvolti 21 illustratori tra i maggiori italiani, Gipi, appunto Roberto Recchioni, Paolo Barbieri, Edvice Faini, Giorgio Cavazzano, Ivan Cavini e tanti altri ancora. È molto interessante, abbiamo l'articolo appunto su Lega Nerd. E tu invece hai visto un'altra mostra? Io invece ho visto la mostra di Arcane, dedicata appunto alla prossima serie Netflix in arrivo il 7 novembre se non sbaglio, e molto interessante perché fa vedere alcune delle tavole di preparazione diciamo della serie, alcuni estratti del primo episodio, oltre al trailer è un video musicale dedicato e anche due oggetti di scena diciamo replicati. Possibilmente fotografabili, e un piccolo angolo dedicato anche ai cosplay, quindi sia quelli amatoriali che professionali, dove poter fare foto. Bene, per questa giornata ovviamente ci siamo un po' divisi, direi che è tutto. Sì, domani a linea. Domani, esatto, a buona linea, domani dedicheremo altro tempo e altre interviste a dei personaggi molto interessanti, quindi seguite sempre le nostre pagine.